Sì, il bello del calcio è questo, poter cancellare e ribaltare una sconfitta come quella di Pescara Brutta al 90esimo, dopo un grande secondo tempo in 10, gli ultimi 30 minuti in 10 fatti veramente bene dalla grande squadra, e purtroppo ho preso un gol su palla inattiva e il calcio ci dà la fortuna di dimenticare e subito di fare un'ottima prestazione e di vincere la partita contro l'Ascoli. È una partita speciale, possiamo dirlo, per te contro l'Ascoli? Sì, Ascoli è casa mia, è la squadra del mio cuore che tifo, è la squadra, è la città che mi ha cresciuto e dove sono nato calcisticamente, quindi lo porterò sempre nel mio cuore. Però quando gioco non penso a queste cose e cerco sempre di fare il meglio per il Monza e per i miei compagni. Ecco, di fronte ci sarà anche un giocatore che conoscete bene come Chiricò. Sì, Mino è un nostro grande amico, abbiamo passato dei momenti belli insieme, abbiamo vinto il campionato l'anno scorso insieme dove è stato determinante. E lo abbracceremo e io lo abbraccerò sicuramente con tanto affetto. Vedendo anche i risultati delle altre, si può dire che trovare la continuità in Serie B sia difficile in generale? Il campionato di Serie B credo che sia il campionato più difficile al mondo. Ne è la prova ogni settimana qualche risultato che tutti davano per scontato quando non è così. Il campionato è equilibrato, è aperto fino alla fine, dobbiamo cercare di perdere meno punti possibili e mantenere sempre l'asticella alta e fare sempre il risultato contro chiunque e dare continuità.